Se scrivi scuola, leggi futuro. Questo lo slogan del corteo degli studenti degli istituti superiori della città, scesi in piazza per rivendicare i loro diritti e assumersi le loro responsabilità come cittadini per aiutare l'Italia a uscire da questo momento di crisi. Una manifestazione organizzata a livello nazionale dal sindacato studentesco della rete degli studenti medi, che ha preso il via dalla piazzetta Falcone e Borsellino per poi snodarsi lungo le vie cittadine. Gli studenti rivendicano il diritto allo studio, maggiori investimenti nell'edilizia scolastica, una riforma strutturale dei cicli scolastici, una didattica innovativa e una riforma del sistema di valutazione. Il recente decreto legge l'istruzione riparte, secondo gli studenti, infatti, non è che un minimo investimento rispetto a quanto realmente servirebbe per rendere la scuola moderna, sicura ed efficiente. Oggi è una data molto importante, giorno 11, manifestazione nazionale. È la voce concreta dello studente che si fa davvero sentire. Noi rivendichiamo i nostri diritti in quanto persone, poiché comunque in questo periodo la pubblica politica ci sta usando come oggetti, ci sta bistrattando. Noi abbiamo dei nostri diritti e dei nostri doveri e noi vogliamo far sentire la nostra voce, perché la dignità non si toglie a nessuno. Adesso siamo scesi in piazza, faremo questo gran corteo dove comunque faremo degli interventi e dei flash mob molto significativi. Vedo che siamo molti, numerosi, questo perché la gente ci crede davvero in un cambiamento. Quindi ragazzi, io invito a tutti, anche voi giovani che ci state ascoltando, l'utopia si può avvicinare alla concretezza solo e soltanto se tutti siamo uniti e compatti. Calzone di Stretta a livello nazionale è sempre stato un esempio da questo punto di vista. Come ben sappiamo, la Sicilia, ancora di più la nostra provincia, vive una realtà di forte rassegnazione, il qualunquismo spopola, e noi, questi studenti, queste facce, questi occhi, queste speranze lanciano un messaggio forte e chiaro, il messaggio che gli studenti non demordono, gli studenti ci credono davvero in una scuola pubblica, gratuita, accessibile a tutti, che fornisca dei servizi agli studenti e che li faccia diventare uomini e donne, cittadini di domani. Sono previste altre manifestazioni? Assolutamente, noi innanzitutto questa manifestazione non è solo protesta, ma è anche proposta verso un governo che ha fatto delle piccole aperture verso gli studenti, ha investito 400 milioni sull'istruzione pubblica, 400 milioni però è una cifra abbastanza irrisoria per quelle che sono le nostre esigenze. Noi approfittiamo della situazione politica proprio per chiedere un investimento serio e giusto sulla scuola pubblica, non ci bastano più questi specchietti per le allodole.